Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic.
Buongiorno amici dell'Abruzzo che cucina, siamo a martedì sempre in compagnia del nostro chef, ma scopriamone di più con la scheda. Salve, sono Francesco Micolucci, lo chef del ristorante Tre Archi. Abbiamo due sale, una più piccolina riservata e una molto più grande, fino a 500 posti a sedere per le cerimonie, banchetti e quant'altro. Nel ristorante più riservato abbiamo menù alla carta. Il menù viene cambiato 4 volte l'anno in base alla stagionalità. Il ristorante è molto accogliente, carinissimo, abbiamo un barbecue a vista dove cuciniamo carni di ottima qualità, dalla tagliata argentina, entrecotta, agnelli nostrani e quant'altro. Vi invito a venire a gustare i nostri piatti, i nostri prodotti al ristorante Tre Archi, sono sicuro che non ve ne pentirete. Il benvenuto a Francesco Micolucci del ristorante Tre Archi. Ciao Francesco. Ciao. Allora, oggi è martedì, il giorno che dedichiamo al secondo piatto e abbiamo hai deciso, io ne sono molto contenta, di prepararci dei bocconcini di agnello, cacio e uovo. Bocconcini di agnello, cacio e uovo. Quindi giochiamo nella tradizione più tradizione. Certo. Allora, da cosa si parte? Allora, prendiamo la polpa, 600 grammi di polpa d'agnello. Che abbiamo qui? Sì, 3 uova intere, 100 g di parmigiano, un pizzico di pepe, sale ovviamente, un limone spremuto e basta così. Bene. Allora, uno spicchio d'aglio e rosmarino, vabbè, ho dimenticato. Quelli lo sappiamo, ormai sono consolidati, ci sono sempre. Sì, allora partiamo con... intanto faccio... con l'olio. Faccio soffriggere l'olio e lo spicchio d'aglio. Nel frattempo che sfrigge... che soffrigge, diciamo, mi dissosso la spallina, il pezzo d'agnello. In questo caso abbiamo preso un pezzo del coscio che è più polposo e quindi ecco, si presta meglio. Ecco, tu consigli questo come pezzo sì. da utilizzare? Sì, si presta meglio. L'ideale sarebbe spallina e coscio, tutte spallina due e coscio, le cose che sono molto morbidi. Sì, si prestano meglio per questo piatto, diciamo. Quindi andiamo a vedere come. Visto che dobbiamo fare i bocconcini, quindi sì. Dissossiamo il pezzo. È complessa questa ricetta? No, questa è abbastanza semplice. Fatto il dissosso della carne, tagliamo la carne, la mettiamo a soffriggere. Poi nel frattempo ci prepariamo la salsina, cacio e uovo, che va messo alla fine, o quasi alla fine. Come mai hai fatto questa scelta oggi, che comunque a noi è graditissima? Adesso si avvicina la Pasqua, diciamo che questo è un piatto tipicamente pure pasquale. Avete in mente dei menù speciali ai Tre Archi per Pasqua? Sì, in genere facciamo menù a base di agnello, mazzarelle, chitarra, timballi, queste cose qua. Quindi tutti i nostri piatti. Poi per il giorno di Pasqua si farà ancora, abbiamo deciso, un menù un po' più particolare ovviamente. Questo lo lasceremo poi scoprire ai vostri clienti. Certo. Intanto voglio ricordare che il ristorante Tre Archi si trova in pianura di Notaresco. E che dire, un ristorante che abbiamo detto una storia lunghissima, ormai da 40 anni. La titolare, la signora Iannetti, è una donna, abbiamo scoperto, dalle mille qualità, anche filosofa, quindi certo. Mi piacerebbe conoscerla, la signora Iannetti, per parlare un po' con lei e vedere in che modo si rapporta alla cucina e come la filosofia va a influire anche sui piatti. Certo. Quanti okay. siete in cucina, Francesco? Siamo, diciamo, ci sto io, poi ci sono le donne che mi danno una mano. Le sono donne? Tu sei l'unico maschio nella situazione? Sì, le donne, diciamo, sono 4 donne e in base al lavoro vengono reperite, ecco, diciamo. E quanto ti coccolano queste 4 donne come sì, unico re tantissimo. Tantissimo. Immagino. Ok. Allora, adesso ecco, ritagliamo. Intanto, scusami Francesco, facciamo una bella inquadratura ai tagli d'autore Quartiglia, che chiaramente oggi stiamo utilizzando, quindi grazie a Quartiglia e ai prodotti di ottima qualità che sempre ci fornisce.
Dimmi pure. Ok, adesso andiamo a tagliare l'agnello a bocconcini. Intanto il soffritto va avanti, piano piano lo facciamo andare. E facciamo i bocconcini. Sì, pezzi non troppo grandi. Togliamo magari qualche pezzettino di grasso in eccesso, che magari non è gradito. C'è un segreto per questo piatto che comunque penso che a casa conoscano tutti, però magari... L'importante è che siano agnelli, almeno agnello, non dico nostrano che è difficile da reperire, però che siano nazionali, non di importazione, perché quelli di importazione perlomeno ho riscontrato io, di qualità non sono un granché. Non insomma. Sono ottimi. E poi niente. Beh, semplicissimo. In Abruzzo è facile reperire l'agnello, dai. Sì. Più o meno. In genere... Ecco qui. Favoriamo l'inquadratura dei bocconcini. Intanto vi ricordo che Francesco è stato già ospite dell'Abruzzo che cucina, quindi recuperate le sue puntate sul nostro sito, andate nella sezione programmi, seguite l'Abruzzo che cucina, lì troverete tutto l'elenco delle nostre puntate dal 3 ottobre quando abbiamo iniziato fino ad oggi. Chiaramente troverete il riferimento del nome dello chef ospite della settimana, quindi cercate. Ok. Alziamo un pochettino, così lo facciamo proprio sfriggere. Alzo la fiamma? Sì, lo mettiamo al massimo, così. Perfetto. Facciamo fare una leggera caramellatura. La caramellatura mi piace tanto, questi termini che usate soltanto voi chef, quanto mi piacciono. Adesso anch'io a casa dirò, scusate, vado a caramellare l'agnello. Sì. Ok. Certo, parlami quasi. Un po' della tua, insomma, abbiamo parlato molto di te, molto, insomma, abbiamo parlato molto del fatto che, della tua carriera di chef, no? Di come sei alla fine approdato al ristorante Tre Archi, ma a casa com'è la situazione? Chi ha il potere dei fornelli? A casa ogni tanto mi tocca pure a me, perché giustamente mia moglie lavora quando lei non c'è e io sto libero e sono a riposo, mi tocca per forza. Se ma voglio mangiare, è lei che gestisce la cucina? Sì, anche lei, sì. Anche a lei piace con cucinare. Con un po' di soggezione o con tranquillità? No, perché sai, no. Avendo un marito chef, magari un po' di soggezione. No, io credo di no, assolutamente no. Non penso. Ok, allora adesso facciamo soffriggere. Sì. Mettiamo un po' di pepe. Ok. Mettiamo un po' di maggiorana, preferibile magari quella fresca, noi adesso abbiamo questa qua, lasciamo altrettanto in buona, cottura. Un pizzico di sale metto, sì, ok, va bene anche il sale grosso? Sì, sì, meglio, ancora meglio, diamo una giratina, ecco, questo si è spento. E da questo momento dobbiamo... attendere sì. Che l'agnello giunga a cottura. Perfetto amici, facciamo una piccola pausa ma restate sempre con l'Abruzzo che cucina. The Iurio Kitchens. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi.
Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Torniamo nella nostra cucina con bocconcini di agnello, cacio e ovo. Allora Francesco, sì, andiamo a dire adesso quello che abbiamo fatto finora. Sì, abbiamo distossato l'agnello e praticamente nel frattempo che distossavamo l'agnello abbiamo messo un fondicino con lo spicchio d'aglio e il rosmarino. Il rosmarino ce lo dobbiamo ancora mettere. Lo vogliamo far vedere intanto a casa, sì, l'agnello che è in cottura. Quindi abbiamo fatto i bocconcini. Adesso nel frattempo che i bocconcini cuociono, praticamente noi ci andiamo a fare la salsa cacio e ovo. Bene. Qui abbiamo messo un po' di prezzemolo. Qua non abbiamo messo ancora l'unica cosa, il rosmarino. Ah, il rosmarino. Ce lo mettiamo adesso. L'aglio l'abbiamo messo, sì. L'aglio l'abbiamo messo e poi andremo a togliere. Apposta. E lasciamo lì. Lasciamo col coperchio. E ci dedichiamo alla salsa. Allora vado a darvi gli ingredienti totali per questa ricetta con le dosi. Sono necessari, sempre per 4 persone, 600 g di agnello, aglio, rosmarino, maggiorana, 3 uova, 100 g di parmigiano, succo di limone, sale e pepe. Allora, c'è un 3 uova, sono sufficienti per... Ecco, intanto vedete la nostra cucina, come potete notare siamo sempre qui al centro dell'Iper Città Sant'Angelo, Pescara Nord. La nostra nuova location, devo dire, è stata molto apprezzata perché siamo più visibili rispetto a prima, quindi riuscite a trovarci con più facilità. In questo momento all'Iper c'è calma. C'è un po' di sale. Aggiungiamo il formaggio. Allora, uova. Abbiamo messo pepe, un pizzico di pepe, un pizzico sale, di sale e adesso 100 g di parmigiano. Giriamo un po', poi andremo a spremere un limone, il succo di un limone, diciamo che è sufficiente per questo piatto. Qual è il tuo piatto preferito, Francesco? Perché mi interessa anche sentire quali sono i gusti degli chef. Ma in particolare non ce n'è uno, sinceramente. Dai, non ce n'è uno. Un po' tutti. Allora, un ingrediente che ami in particolar modo, che ne so, io per esempio amo le olive. Datemi le olive e io sono felice. Tartufo, porcini. Ah, così ne da poco. Sì, tartufo molto buono. No, spremiamo il limone. Tartufo che vedremo questa settimana. Che vedremo, sì. Adesso non diamo troppe anticipazioni, ma tratteremo anche il tartufo. Ok. Quindi abbiamo spremuto un limone intero. Sì. E lo uniamo alle uova. Ecco qua. Ok.
Possiamo mettere sulla ricetta, non è riportato, anche un pochino di prezzemolo. Adesso ci dico un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo. Che non ci sta male. La maggiorana abbiamo messo già là, il rosmarino pure. Quindi diciamo. E il prezzemolo lo mettiamo nella salsa però. Il prezzemolo lo mettiamo nella salsa, sì. Un pochino di prezzemolo. E cacio okay. Ovo che richiesta ha? Diciamo che da appena la quaresima quasi tutti i giorni si fa il cacio uovo. Ma dai, vedi, come siamo richiesto. Legati veramente a, sì, sì. Alle tradizioni. Ma anche noi, per esempio, quando facciamo gli antipastini caldi, lo diamo proprio come antipastino caldo, lo diamo, anche se il cliente non ce lo chiede, lo diamo come antipastino caldo. Diciamo come... Bella antipastina. Ok, ah, ecco questo qui. Cuoce, togliamo il coperchio così. Beh, la cottura chiaramente procede. Lo si deve cuocere. Ok, togliamo lo spicchio d'aglio. Togliamo l'aglio. Lo facciamo continuare a cuocere. Quanto tempo occorre per la cottura dei bocconcini? Ma circa un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, pochissimo. Agnello, okay. È una carne che va cotta bene, no? Sì. Diciamo a fuoco forte, farla rosolare, non ci siamo riusciti tanto bene perché i fornelli non sono molto 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 forti, magari quelli con le fiamme vanno meglio. L'abbiamo detto, meglio. La nostra cucina c'è, però cuocerà lo stesso sicura. Pure questo qua, sì. Va bene, allora, okay, questo con la salsa siamo pronto. A posto? Sì, però dobbiamo aspettare perché l'agnello ancora è pronto, e deve allora cuocere ancora un pochino. Guardando un pochino. I dolci, Francesco, sì. Te li guardi con noi, pasticciamo certo. Un po' insieme. Oggi siamo a Montesilvano per scoprire il panificio Stella. Entriamo in laboratorio e vediamo cosa possono proporci. Qui oggi con la nostra Anna. Anna, io vedo che stai preparando dei dolcetti, ci spieghi sì. Esattamente che dolci sono? Questi sono i classici frollini da servire con il tè, sono i classici frollini fatti anche quelli industrializzati, noi li facciamo così, artigianalmente. Questa è una frolla stesa, la stendiamo con la sfogliatrice e questo è l'impasto prima ecco, di cosa è composto? Questo è burro, zucchero a velo. Lo amalgamiamo, poi mettiamo i rossi delle uova che lo tengono bello legato, poi dipende sempre dalla temperatura dell'ambiente. Certo. E poi farina e a volte dipende dal tipo di frollino, mettiamo aroma limone, aroma vaniglia per farli un po' diversi. Perché poi andranno ad avere un ripieno, giusto? Sì, certo, poi facciamo le coppie, sono le basi, questa è la base che va sopra. Poi li cuociamo e li accoppiamo con della marmellata. Poi sì. Insieme al ripieno, questo è l'effetto Quello finale. Quello è il risultato. Qui abbiamo un ripieno di? Questa è marmellata d'albicocca, ma li possiamo poi glassare sopra con lo zucchero a velo, con una base d'uovo e zucchero di canna per cambiare la colorazione, ma pure il gusto poi è diverso. E in questo caso, per il mio piacere... Sì, è cioccolata. Classica cioccolata alla nocciola ed è molto buona. Benissimo, e con questi dolci noi vi diamo appuntamento a domani. Lasciamo i dolci e torniamo nella nostra cucina. Oggi alle prese con bocconcini, cacio e ovo d'agnello. Facciamo vedere, Francesco, sì. Solleva il coperchio. No, l'agnello. A che punto siamo? Sta cuocendo. Da qualche minuto diciamo che è pronto. Intanto noi abbiamo preparato la salsina, cacio ecco, e ovo. Ecco qui la salsina che vorrei mostrare a casa. Uova, parmigiano, succo di limone, un po' di prezzemolo, sale e pepe. Mentre invece l'agnello l'abbiamo messo in cottura con un fondo di aglio. Abbiamo fatto soffriggere bene bene i bocconcini, poi abbiamo aggiunto un po' di liquido e abbiamo fatto cuocere, lo stiamo facendo cuocere. Tra qualche minuto sarà pronto, proprio a fine cottura diciamo, quando manca pochissimo, un minutino, mettiamo il cacio e ovo perché il cacio e ovo non deve cuocere troppo troppo, ovvero ci sono più filosofie, chi lo fa proprio a frittata, diciamo compatto e bene sì. Compatto e tutto quanto, e chi invece come lo facciamo noi lo facciamo un po' più
sciolto, sì, ecco. Pasticciato, potremmo dire quasi. Strapazzato, no? Più strapazzato, che, diciamo, ecco, una cosa. No, vabbè, pasticciato, sì. E niente. Ok, allora, siccome i tuoi piatti, i piatti dei nostri chef, suscitano sempre tanta curiosità, io oggi vorrei fare un po' un fuori programma. Ovvero, visto che abbiamo qui accanto a noi una spettatrice molto, molto carina, io vorrei importunarla e vado a rubare il microfono per intervistarla. Ciao, piacere, come ti chiami? Ciao Ida, allora che fai da queste parti? La spesa? Sì, questo è il mio supermercato dove vengo abitualmente a fare la spesa. Ecco, infatti ti vediamo sei alle prese, sì, proprio con lo spesone. Ti va di entrare, ci conosci? Grazie, come sì, programma? Seguo sempre il vostro programma. E ti piace? Sì, moltissimo. Bene. Tra l'altro è molto utile perché mi dà sempre spunti, diciamo, per qualche ricetta particolare. Ah, ci copi? Sì. Meno male, bene, sono contenta. Allora, guarda, io ti invito ad accomodarti qui accanto a noi. Vieni pure, passa qui, in modo da farci compagnia mentre Francesco finisce. Allora, tu chiaramente sei di Montesilvano, quindi magari non conosci il ristorante Tre Archi di Notaresco. Non lo so se lo conosci. Come non ho sentito parlare molto bene. Io vivo a Montesilvano, però diciamo giustamente un ristorante giri. Famoso, quindi lo conosci. Sì. Bene, allora oggi siamo alle prese con, ecco qui, va bene così, con agnello caceovo. Ti piace? Sì. Sei una che ama la tradizione, Ida. Cosa ti piace cucinare? Io, diciamo, solitamente preferisco cucinare i primi perché sono un po' più semplici, però diciamo che la carne l'adoro. Poi la cucina abruzzese prevede proprio piatti a base di carne. Tantissima carne, soprattutto di agnello, quindi oggi giochiamo in casa. Ovviamente ti faremo assaggiare perché vogliamo un tuo parere, come tu sai ci teniamo molto a far assaggiare i nostri piatti all'Abruzzo che cucina. Francesco, sì, cosa diciamo ne dici che di questa presenza fuori programma all'Abruzzo che cucina? Fa molto piacere, così. Ecco, Francesco, facciamo vedere proprio. Il chef è un po' timido, perché gli chef sono, come dire, molto comunicativi nel momento in cui vanno a cucinare. Poi, quando si tratta di fare due chiacchiere, sono tutti un po' più chiusi. Adesso però voglio approfittare per fatti qualche domanda, Ida, dimmi un po' cosa studi. Io studio chimica e tecnologie farmaceutiche. Ah, dove lo studi? A Pescara? A Chieti. È la facoltà di farmacia e quindi a Chieti. E sei tornata per il weekend lungo? Sì, in questo momento non ci sono lezioni in facoltà, quindi diciamo momento di pausa. Momento di pausa. E sì, oggi tu vado a fare la spesa e quasi sì, quasi. Vengo sempre qui a Liber a fare la spesa, anche perché avendo casa a Montesilvano, quindi. E quasi quasi ti ho detto ci andiamo a fare un assaggio. Sì. Va bene, allora avviciniamoci e vediamo un po' okay, a che punto siamo. Il piatto diciamo che è quasi pronto, possiamo anche impiattarlo. Perfetto, allora scusami Ida, ti lascio il microfono perché devo prendere il piatto. Il piatto, eccolo qui. Ecco. Senti che profumino, Ida, per buonissimo, favore, conferma a casa. Penso che dal video non arrivi il profumo, però eh no, infatti, però tu sei la prova vivente che quello che cuciniamo qui è buono. Buonissimo. E non è finto, è tutto autentico. Allora adesso il nostro chef va a preparare chiaramente il piatto. I fiori pure. Guarda come ha tagliato la carotina. Anche il pomodorino. Pomodorino poi. È un po' frustrante, no, vedere gli uomini così bravi in cucina. È vero. Ci sentiamo noi un po'. Sempre un po' in difetto, perché si sa che la donna dovrebbe essere sempre brava in cucina, poi a volte di fronte a queste, okay, a queste performance. Però non a caso gli chef più bravi sono uomini. È vero. Ok, metterei i fiori setta aromica per decorare. Ah sì, allora scusa, ti devo rilasciare il microfono Ida, sì, perché oggi devo prendere un sacco di cose. Allora vado a prendere i fiori del set aromica, disponibile da quartiglia per gli chef. Prego chef. Grazie. Ida, ti piace l'allestimento della nostra cucina di molto olio? Molto bello, tra l'altro poi questo arancio è un colore bellissimo. Vero che rende molto. Sì, rende molto, mette molta allegria anche in cucina. Grazie, vedi quanti complimenti, okay, e non l'abbiamo pagata, no. Non è stata assolutamente pagata, quindi tutti complimenti veritieri. Sì, è meritati. Grazie, ne siamo molto contenti. E siamo a posto, Francesco? Sì, piatto è pronto. Bene, allora io direi da che gustare. Concludiamo facendo assaggiare alla nostra Ida. Certamente, sicuramente. Benissimo, allora Ida, prego, avvicinati, io ti prendo una forchetta. Un attimo solo, ce la posso fare. Eccoci qua. Prego, cara. Grazie. Aspetta che io mi metto qui accanto a te, perché non posso perdermi il momento dell'assaggio. Soffia, altrimenti
rischi di bruciarti. Ehi. Complimenti. Grazie. Conquistata. Ti è piaciuto? Buonissimo. Allora tornerai a trovarci? Complimenti, come no. Benissimo, bene. E allora con la nostra Ida, una bellissima nostra spettatrice, noi vi salutiamo, chiaramente saremo qui anche domani, sempre con Francesco, sempre con l'Abruzzo che cucina qui su TV6. Seguiteci sempre e buon appetito a tutti. Immergiti nella natura. Vieni a scoprire i vivai montini. Oltre 50.000 metri quadri di vivaio, produzione e vendita di qualsiasi pianta tu desideri. Inoltre, la possibilità di avere il giardino che hai sempre sognato. Progettiamo e realizziamo direttamente giardini grazie al nostro personale altamente preparato con più di 25 anni di esperienza. Vivai Montini. Idee verdi. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Some magic. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Urio Kitchens. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia. Fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.